a Venezia stasera la conferenza internazionale della crescita. Venezia, quindi per l'Italia è una bella notizia. Che cos'è la notizia? Le conferenze internazionali sulla decrescita hanno una periodicità biennale. È stata fatta a Parigi e l'anno scorso è stata fatta a Barcellona. È un grande incontro di tutti quelli che si occupano di decrescita, sia dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista teorico, saperi esperti, sia dal punto di vista delle buone pratiche, dei saperi esperienziali. L'anno scorso a Barcellona la partecipazione è stata davvero massiccia, sono state oltre 500 persone presenti che hanno assistito a delle conferenze di tipo tradizionale, ma soprattutto hanno dato vita a dei workshop, più di 40 workshop, che vengono selezionati un po' come il sistema dei social forum, insomma, di auto-organizzati da vari gruppi. Il prossimo anno la faremo nel settembre del 2012 in Italia, a Venezia, all'Università di Architettura di Venezia. I promotori saranno appunto l'Università di Architettura di Venezia, l'Università degli Studi di Udine, il Comune di Venezia, l'Associazione Rete per la Decrescita e una serie di organizzazioni del volontariato, dall'ARCI alle ACLI e a varie organizzazioni. Quello che la vorremmo organizzare in un modo non tradizionale, cioè noi adesso a Terra Futura lanceremo una specie di appello nazionale che si chiamerà Verso Venezia 2012 e da settembre 2011 a settembre 2012 vorremmo che in tutta Italia, ma non solo in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, si organizzassero dei seminari, dei laboratori in preparazione per approfondire e scremare un po' gli argomenti, in modo che Venezia 2012 possa essere un elemento conclusivo di un itinerario. I temi su cui concentreremo la nostra attenzione sono tre. Sono la decrescita e i beni comuni, commons, la decrescita e il lavoro, works, la decrescita e democracy, la decrescita e la democrazia, cioè intrecciando sia aspetti d'ordine istituzionali sia aspetti d'ordine economici. Come si è arrivati ad arrivare a Venezia per il 2012? Qual è stato il... È stata una durissima competizione, no scherzo, c'è stata una call internazionale, in realtà tra virgolette, 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 il marchio della conferenza internazionale è gestito da Research and Growth, che è un istituto di ricerca scientifico che fa capo a Martinez Allier a Barcellona e a Latouche. Loro hanno lanciato questa call, questa richiesta, ci sono state varie proposte, ci sono stati dei progetti, canadesi, svizzeri, tedeschi, olandesi, quello che abbiamo elaborato noi è stato giudicato il migliore, cioè è stato giudicato quello più aperto, più interessante, anche perché tra le novità ci sarà questo, noi non faremo solamente una conferenza all'interno dell'università, ma investiremo tutta la città. Stiamo già lavorando con tutte le associazioni, le reti, i RES, i GAS, il DES, le associazioni del volontariato della città di Venezia e faremo per 10 giorni delle feste, degli incontri, anche dei mercati, dell'altro mercato, dell'altra economia, nei campi di Venezia. Cioè ci sarà Venezia città sostenibile per 10 giorni, quindi non sarà un evento
paracadutato e solamente scientifico, diciamo, così via. Sarà un evento che speriamo possa coinvolgere tutta la cittadinanza. E riguardo ai temi, mi interessava il secondo di cui hai parlato, quello del lavoro, perché in effetti mi sembra un tema poco investigato dalla ricerca sulla decrescita. Quali sono le punti di partenza e le possibili prospettive di questa indagine sulla decrescita del mondo del lavoro? Cioè, tu sai che la sfida è proprio questa, l'accusa che viene più facile, che viene rivolta ai partigiani della decrescita, come li chiama la Touche, è quella di non occuparsi del problema dell'occupazione, del problema della creazione di quelle risorse monetarie indispensabili per creare un reddito per le popolazioni. Declinare decrescita come occupazione, lavoro, è la sfida decisiva. Se riusciremo ad essere convincenti su questo tema, io credo che avremo fatto metà e più del percorso verso una società della decrescita, cioè riusciremo ad essere convincenti, no? È facile dire decrescita serena, decrescita felice, bisogna declinare questo slogan in termini concreti, in termini di organizzazione produttiva capace di dare quelle risorse materiali indispensabili a ognuno di noi, ad ogni individuo sulla faccia della terra per sbarcare il lunario, insomma, per la sopravvivenza e non solo per la sopravvivenza. Questa è la sfida decisiva, sia sul piano, diciamo, teorico, appunto, di riuscire a trovare un modello di economicizzazione delle risorse sia naturali sia sociali, no? Non solo sostenibile, ma anche produttrice, un modello economico che produca ricchezza per ogni individuo, quindi questa sarà sicuramente, diciamo, il tassello che, come dicevi tu, ancora manca e su cui bisogna. E ci saranno quindi sia, diciamo, esperienze, buone pratiche da raccontare, da ricercare, da raccontare, sia, diciamo, inquadramenti su modifiche, cambiamenti, diciamo, di sistema generale che ovviamente bisogna introdurre se vogliamo passare ad una società che non sia solamente una dematerializzazione, una diminuzione dei flussi di energie e di materie impegnate nei cicli produttivi, ma questa dematerializzazione non può avvenire a discapito del mantenimento di qualità della vita e qualità delle relazioni umane di cui siamo abituati, non perché dobbiamo mantenere queste, ma perché dobbiamo cambiarle, arricchendole, modificandole nella qualità, migliorando la qualità della vita, ma dissociandola, questo miglioramento, dissociandolo dal consumo di ricchezze e di risorse. Sì, beh, il lavoro sarebbe importante anche perché sembra che invece il socialismo tradizionale, i sindacati o i partiti abbiano abbandonato il lavoro cosiddetto atipico. Sarebbe il fatto che magari questo diventasse un tema della decrescita, potrebbe essere un modo per non abbandonare, cioè non sentirsi abbandonato. C'è qualcuno che cerca di ragionarci in questi temi. Certo, c'è, diciamo, il luogo comune che passa più facilmente e confonde la decrescita con la depressione, con la crisi economica, con il decadimento, la disoccupazione, la miseria e così via. E noi dobbiamo riuscire a rovesciare questo luogo comune, cioè dimostrare che invece, appunto, una società che abbandona il tabù della crescita e abbandona, diciamo,
l'obiettivo della intensificazione dello sfruttamento delle risorse naturali e delle risorse umane, cioè del lavoro, per invece all'opposto, proprio all'opposto, trovare dei sistemi di preservazione nel tempo, più lungo possibile nel tempo, delle risorse naturali e di diminuzione dello sforzo lavorativo necessario. Quindi appunto la società della decrescita da questo punto di vista, questi obiettivi che tutti credo ambirebbero, che tutti piacerebbero, dimostrare che questo è possibile farlo, non appunto entrando nell'età della pietra o nella miseria, ma addirittura migliorando la qualità della vita. Questo sarà un grande tema della. Fino adesso l'abbiamo esposto in termini astratti o con piccoli esempi, no? Quando si dice che bisogna passare dalla società un'economia consumistica ad una della fruizione, da una società ad un'economia del possesso individuale, dell'accumulazione, della profittabilità, ad una invece della condivisione della funzione, quindi non perdiamo niente, no? Anzi, diciamo, se socializziamo appunto il grande tema dei beni comuni, invece di privatizzare i beni comuni, e cioè renderli esclusivi a vantaggio di minoranze, di elite e a discapito delle grandi masse, noi riusciamo invece a fare una società dei beni comuni che tutti riescono ad accedere ai beni comuni, è chiaro che il bilancio complessivo aumenta, nessuno è più proprietario, ma tutti riescono finalmente a usufruire, quindi la ricchezza, quando si dice aumenta la ricchezza a disposizione, no? E diminuisci invece diminuisci il denaro in circolazione e aumenti invece le possibilità di accedere a beni e servizi che invece il denaro e il mercato te li rende esclusi, no? È facile dirlo da un punto di vista teorico, bisogna riuscirlo a dimostrare, ma ci sono tanti esempi e tante cose. Io penso sempre di più, insomma, che la società della decrescita e la società dei beni comuni in realtà sono molto integrati, sono molto vicini, insomma, così come la società della decrescita è molto vicina a tutte le forme di altra economia, insomma, no? Profit e così. Prima hai detto che per la, diciamo, alla call sulla conferenza hanno risposto candidature canadesi, tedesche, quindi il movimento, detto così, sembra molto ampio, sembra che si stia allargando. Come sta il movimento? Molto, si sta molto allargando, dico una battutaccia, anche troppo, nel senso che ormai noi siamo come sempre molto sfortunati in Italia e sappiamo anche perché, ma nelle altre parti del mondo, vedevamo appunto a Barcellona, ormai intere università, ma anche interi pezzi istituzionali di governo hanno assunto la decrescita come una necessità, come un dovere che non puoi eludere, ineludibile. Interpretano la decrescita nel modo più banale e minimale possibile, cioè appunto come diminuzione dei flussi di materie e di energie impegnate nei cicli di produzione e di consumo. Molto vicino alla green economy, per intenderci, insomma, no? Di efficientizzazione del sistema produttivo per essere per appunto impegnare meno, avere meno impronta ambientale e così via, cose che vanno benissimo. Noi pensiamo che la decrescita però non abbia solamente questa valenza, ma abbia anche altre valenze, per esempio non solo dematerializzazione ma anche demercificazione. Noi pensiamo che se non usciamo dalle logiche mercantili, dalle logiche
dalle logiche appunto della profittabilità, dell'accumulazione e del profitto, non si riuscirà mai ad avere una effettiva decrescita. È più difficile far passare questo concetto. Questo concetto già, diciamo, distanzia con altri pensieri. Quindi invece proprio, cioè, il movimento, quindi, perché oltre all'Europa, che è stata con la culla, in questo momento si sta allargando, c'è un coordinamento, sì, internazionale, si fanno azioni comuni, perché diciamo che sembra ancora solo la parola di Cristo sembra ancora un po' al bando, cioè anche chi in Italia sì, accenna qualche cosa, però non si azzarda mai a ipotizzare una in Italia sì, ma in altre parti d'Europa ormai del mondo no, non è così, anzi in altre parti del mondo dobbiamo appunto incominciare a difendere un po' la radicalità, insomma, del pensiero della decrescita rispetto ad una semplice banalizzazione o sovrapposizione con un discorso di green economy.